Roberto, dicevi, sei stato vittima di una rapina finita poi in un vero e proprio pestaggio. Com'è andata? Raccontaci brevemente. È andata praticamente, è andata diciamo bene, forse sono stato fortunato con piccole lesioni all'occhio e alla gamba sinistra e molta molta paura perché andando a prendere la macchina e vedere uno scooter, sopraggiungere lo scooter e buttandolo in una parte, venire lì, ti sferma lo e ti blocca lo sterzo. Io no, lo sterzo, lo sportello e tutto quanto, viene lì, tieni i soldi. Io dopo per cosa gli sono dato il portafoglio, vedendo che non c'erano i soldi, mi ha cominciato a dire che i soldi ce l'avevo un'altra parte con calci, pugni e tutto quanto. E alla fine, cosciandomi dentro la macchina che tutto è, sono presi, sono andati via e io con mia spuntabilità sono andato verso il pronto soccorso di Fermo.